Questa è la montagna dove vivevo un tempo. Nel mio villaggio, quasi tutte le famiglie credevano nel Signore. Eravamo come un'unica grande famiglia. E i pastori ne erano i capi. Quando una famiglia aveva un problema, i pastori erano quelli che aiutavano a organizzare tutto. All'epoca io sapevo ben poco del ritorno del Signore Gesù. Mi limitavo ad ascoltare i pastori. Dicevano che se le persone avessero donato di più e sopportato fino alla fine, sarebbero state rapite nel regno dei cieli all'arrivo del Signore. Trascorrevo i miei giorni in questo modo. E l'arrivo del Signore sembrava molto lontano. Tuttavia, nel 2021, ci è capitato qualcosa di inaspettato che ha messo fine alla tranquillità del villaggio. Ho una buona notizia per voi. Una buona notizia. Per iniziare, svelto! Signora Shao, arrivo! Sei riuscita a venire? Avevo un po' di tempo. So che sono arrivate due predicatrici. Anguo, andiamo! Va bene. Zio, andiamo anche noi. Ah, certo. Ehi, Nonna! Siete tutti qua! Eileen, da dove vengono queste due sorelle? Sono predicatrici che ho conosciuto online. Oh, wow. Ho sentito un loro sermone in un altro villaggio. È stato edificante. Ascolteremo con attenzione. Ciao! Ciao! Gli esseri umani creati da Dio all'inizio erano senza peccato. Dopo essere stati sedotti da Satana, hanno iniziato ad allontanarsi da Dio. Satana li ha corrotti ed essi sono via via giunti a vivere nel peccato, diventando schiavi di Satana. Dio, per fare in modo di salvarli dal potere di Satana, dopo averli condotti fuori dall'Egitto, ha promulgato per loro delle leggi. Sì. Per esempio, Dio ha promulgato non avere altri dei oltre a me, come anche non farti scultura. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non attestare il falso contro il tuo prossimo. Tu non devi opprimere il tuo prossimo e tu non gli rapirai ciò che è suo. Il salario dell'operaio al tuo servizio non ti resti in mano la notte fino al mattino. E così via. Sì, lode al Signore. Queste leggi dicevano chiaramente alle persone cosa potevano o non potevano fare. Le ammonivano su quale strada era meglio seguire e a quali regole attenersi. E insegnavano loro che cosa era giusto e che cosa era sbagliato. Promulgando queste leggi, Dio ha anche chiarito loro cosa fosse il peccato e quali azioni fossero peccaminose. Con queste leggi, che fungevano da standard di valutazione, il comportamento delle persone aveva freni e regole nella misura più ampia possibile. Esse non erano più incivili e ignoranti come in passato. E hanno iniziato a rispettare le leggi. Chiamare Dio con il nome di Yahweh, ad adorare Yahweh e a osservare il sabato. Coloro che decidevano di violare e di non rispettare le leggi venivano puniti di conseguenza. Dio ha promulgato anche leggi riguardanti il cibo, l'abbigliamento, le abitazioni e i trasporti nella vita quotidiana. Per esempio, mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. E nella tua vigna non coglierai i raspolli e non raccoglierai nemmeno ogni granello caduto. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono Yahweh, l'Iddio vostro. Amen. Non ti taglierai in tondo i capelli ai lati del capo e non ti raderai i lati della barba. Oh, quanti dettagli. Sì. Credo che queste leggi siano più di 600. Sono tantissime. Le persone erano davvero ignoranti. Senza queste leggi di Dio non avrebbero capito nemmeno queste regole più basilari. Grazie a queste leggi di Dio, la quotidianità delle persone non era più nel caos.
Anzi, esse avevano obiettivi e campo d'azione molto chiari. Sì, sì. Vivendo sotto queste leggi, le persone sono diventate palesemente più civili. E c'era ordine nella vita di tutta l'umanità. Esatto. Amen. La promulgazione di queste leggi ha fornito alle persone criteri chiari per la morale sociale e ha insegnato loro come vivere. Sì. Sì. Quell'umanità non era più quella che Satana aveva arbitrariamente tentato, corrotto e reso schiava, e che non aveva alcuna capacità di opporsi a lui. Era invece un'umanità capace di osservare in modo proattivo le leggi di Dio, di adorare in modo proattivo Yahweh Dio e di vivere sotto la legge secondo i metodi a essa insegnati da Yahweh. Questa è stata la prima fase dell'opera di Dio nell'uomo, ovvero l'opera dell'età della legge. Lo so bene, questa è l'opera dell'età della legge. Cos'è l'opera dell'età della legge? Non l'ho mai sentita. Io sì, ho già sentito queste cose, sono nella Bibbia. L'opera dell'età della legge regolava il comportamento delle persone, impartiva ordine alla loro vita quotidiana. Ma esse non si erano ancora liberate dal peccato. Così, spinte dalla loro natura peccaminosa, violavano di continuo le leggi. E ne venivano costantemente condannate. Vivevano nel costante pericolo di essere condannate a morte dalle leggi di Dio. E tutta l'umanità correva il rischio di essere distrutta. Sì. Quell'umanità non solo non poteva continuare a vivere ordinatamente sotto la legge, ma quell'umanità rischiava verosimilmente di essere di nuovo strappata via e completamente schiavizzata da Satana. Quindi, in base alle esigenze dell'umanità, Dio ha deciso di salvare le persone dal peccato e di permettere loro di liberarsi completamente dai vincoli del peccato e di non correre più il rischio di essere schiave di Satana. Perciò Dio si è rivestito di carne ed è venuto per la prima volta tra gli uomini ed è stato crocifisso in questa forma di carne al posto dell'uomo, come sacrificio espiatorio per l'uomo, salvando l'umanità dalla croce. Oppure, in altre parole, dal peccato. Da allora le persone sono state redente grazie al fatto che Dio si è fatto carne e ha funto per loro da sacrificio espiatorio. I loro peccati sono stati perdonati, erano degne di presentarsi direttamente davanti a Dio e non più accusate né schiavizzate da Satana. Da quel momento in poi l'umanità è stata liberata dalle leggi di Dio. E non correva più il rischio di essere condannata a morte da quelle leggi. Le persone sono invece state redente dal sangue del Signore Gesù. E hanno anche goduto di una grazia abbondante dopo che i loro peccati sono stati perdonati. Questa è la seconda fase dell'opera compiuta da Dio dopo l'età della legge, ovvero l'opera dell'età della grazia. L'età della grazia. Gloria al Signore. Zio, quindi il Signore Gesù stava compiendo l'opera dell'età della grazia. Sì. Durante l'età della grazia, Dio è venuto e ha operato tra gli uomini nella forma di un normale figlio dell'uomo. E tuttavia le persone hanno goduto da parte sua di una grazia abbondante che non avevano sperimentato durante l'età della legge. Amen. Dio ha sfamato 5.000 persone. 5 pani e 2 pesci. Esatto. Ha risuscitato persone. Ha curato gli storpi. Esatto. E guarito i lebbrosi. Esatto. Ha aiutato i ciechi a vedere e i muti a parlare. Ha sanato le malattie di molte persone. È vero. Brava, hai ragione. Durante quell'età, le persone hanno goduto da parte di Dio di benedizioni, grazie e protezione che non avevano mai sperimentato prima. E grazie al sangue del Signore Gesù non erano più vincolate dal peccato. E nemmeno accusate per via dei loro peccati. Grazie alla redenzione di Dio, loro potevano invece presentarsi davanti a Lui, incontrarlo faccia a faccia. Amen. Potevano pregare e invocare Dio, senza bisogno di altri che facessero da intermediari per loro. Il rapporto tra Dio e l'uomo si è avvicinato di un passo. Amen. E i peccati dell'uomo non erano più un ostacolo alla sua vicinanza a Dio. Con il sangue e la grazia del Signore Gesù, le persone avevano i requisiti per presentarsi davanti a Dio e il rapporto tra Lui e loro è così progredito di un passo. Amen. Lode al Signore. L'amore del Signore è grande. Sì, siamo così benedetti. Sebbene il Signore Gesù sia stato crocifisso come sacrificio espiatorio per l'uomo redimendolo,
L'uomo non si è liberato della propria natura peccaminosa. Le persone erano ancora vincolate dal peccato. Erano ancora capaci di opporsi e ribellarsi a Dio. Quindi, sebbene avessero goduto di abbondante grazia da parte di Dio e i loro peccati fossero stati perdonati, loro ancora non sapevano come temere Dio e come evitare il male, né come seguire la via di Dio. Per quanto pie, pazienti e amorevoli sembrassero, la radice e l'essenza della loro opposizione a Dio rimanevano completamente intatte. E loro non avevano il cammino e le capacità per liberarsi del peccato. Vivevano semplicemente in un circolo vizioso, peccando di giorno e confessandosi di notte, senza un cammino. Anzi, peggio ancora. Sapevano benissimo cosa fosse il peccato, cosa fosse opporsi e ribellarsi a Dio. Ma non riuscivano a smettere di fare queste cose, continuavano a vivere in esse. La radice di tutti questi problemi era la loro natura peccaminosa. Cioè, questi erano causati dall'indole corrotta delle persone. Per eliminarne la natura peccaminosa è necessario affrontare l'indole corrotta delle persone. E il modo più diretto in assoluto per affrontare l'indole corrotta delle persone è quello di purificarla. Quando quest'indole è stata purificata ed eliminata del tutto, la loro natura peccaminosa è eliminata alla radice. Questo ha perfettamente senso. Naturalmente, si risolve anche il problema della loro opposizione e ribellione a Dio. Questi erano i problemi che le persone avevano nell'età della grazia, ed erano problemi che l'umanità doveva risolvere. Sulla base delle esigenze dell'umanità, dopo l'età della grazia, Dio ha dato poi inizio all'opera dell'età successiva. L'età successiva? Poiché l'opera di quest'età è volta a eliminare la natura peccaminosa dell'uomo e a purificarne l'indole corrotta, l'umanità ha bisogno che Dio compia un'ulteriore fase dell'opera. Questa fase dell'opera non consiste più nel promulgare leggi o donare alle persone grazia in abbondanza. Questa è l'opera del castigo e del giudizio. E solo quest'opera può liberare l'uomo dalla sua natura peccaminosa, eliminare l'indole corrotta delle persone e risolvere alla radice il problema dell'essere state schiavizzate da Satana dopo essersi sottomesse alla sua seduzione per ignoranza. Solo quest'opera può guadagnare completamente l'umanità e portare a termine il piano di gestione di Dio di 6.000 anni. L'età di quest'opera di Dio è chiamata l'età del regno. Quindi c'è anche un'età del regno. L'opera di Dio sta progredendo. Pare che potremo liberarci del peccato. Sì. Quest'età è una fase dell'opera che segue l'età della legge e l'età della grazia. Pertanto, ciò di cui l'umanità ha bisogno non sono molte leggi e grazie abbondante, bensì varie verità che provengono da Dio. Queste verità comprendono verità di esposizione e conoscenza dell'essenza dell'indole corrotta dell'uomo, verità su come le persone si sottomettono a Dio, verità su come le persone adorano Dio, su come diventare un essere creato adeguato, verità su come evitare il male, verità su come percorrere la retta via nella vita e così via. La parola appare nella carne è un libro che contiene tutte le verità espresse da Dio nell'età del regno per salvare l'uomo dall'indole corrotta. Le parole di Dio sono abbondanti, sono la verità, sono in grado di diventare la vita delle persone e possono guidarle sulla retta via. Amen. Questo libro è davvero lungo. Questo è il primo volume, ce n'è un secondo. Quanti volumi sono? Credo che siano 6. Naturalmente, in questo libro Dio parla all'umanità adottando diversi tipi di mezzi. A volte, quando parla, adotta la posizione dell'umanità. Altre volte, invece, adotta una posizione divina. E altre ancora, parla da una prospettiva terza. Le sue parole includono esortazioni, richiami, ammonimenti e parole di conforto. Ovviamente ci sono anche parole di rimprovero, di esposizione, di castigo e di giudizio, di condanna e simili. In qualunque modo Dio si rivolga all'uomo con le sue parole, egli fornisce all'uomo la verità, la via e la vita attraverso i propri mezzi. Amen.
Queste parole che ora Dio sta esprimendo realizzano le parole pronunciate dal Signore Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Nessun uomo viene al Padre se non per mezzo di me. Amen. Realizzano anche la profezia dell'Apocalisse. Colui che ha sete venga. Chi vuole che questi prenda in dono dell'acqua della vita. Amen. È un libro davvero prezioso. Questo si riferisce al piano di gestione di Dio. Sono tutti dei misteri. Quindi a quanto pare l'opera di Dio si svolge in tre fasi. Non l'avevo mai sentito prima. Pastore Tieni, siete arrivati. Fratelli, entrate. Perché i pastori sono qua? È per via di Lynn. Il pavimento è scivoloso, fate attenzione. Eh sì, santo cielo, c'è una perdita. Perché Niuan non l'ha riparata? È ancora in servizio nell'esercito, tornerà il mese prossimo. Vieni, dammi il bambino. Lynn, non ti avevo già detto di non ascoltare i sermoni degli sconosciuti? Perché mai non mi hai ascoltato? E come mai hai riunito tutti per ascoltare due estranei? Pastore Tien, qualche tempo fa ho visto online alcuni testimoniare che il Signore è tornato, che Egli è Dio Onnipotente e che ora sta esprimendo la verità per salvare l'uomo. Li volevo ascoltare. Ecco, guardi. Di recente ho letto alcune parole di Dio Onnipotente e ho capito che ci sono tre fasi dell'opera di salvezza dell'umanità da parte di Dio. Se crediamo nel Signore Gesù, i nostri peccati sono perdonati. Ma solo accettando l'opera di giudizio di Dio degli ultimi giorni saremo liberi dal peccato e purificati. Dio Onnipotente ha spiegato molto chiaramente il cammino per eliminare il peccato. Più leggo queste parole, più il mio cuore si illumina e sento che nessun essere umano potrebbe pronunciarle. Pastore Tien, anche lei dovrebbe leggere le parole di Dio Onnipotente e indagare. Se Egli è davvero il Signore ritornato, allora non accoglieremo forse il Signore? Il Signore è ritornato? Dov'è il Signore? Perché io non lo vedo? Giusto. Noi predichiamo ogni giorno. Se Egli fosse tornato, non lo avremmo forse saputo? Tutti i pastori e gli anziani del mondo religioso non lo saprebbero? Esatto. Sei semplicemente di scarsa statura e sei stata fuorviata. Quando il Signore tornerà, noi pastori anziani saremo i primi a saperlo. Egli sarà tornato solamente quando diremo noi che è tornato. Sì, giusto. Vero. Quando il Signore verrà, lo rivelerà sicuramente prima ai pastori. Pastore Tien, su chi saprà per primo quando il Signore tornerà? Non capisco a fondo la questione e non oso pronunciarmi. Ma le parole di Dio Onnipotente sono davvero degne di ricerca e indagine. Lei non dovrebbe prima leggere le sue parole per vedere se vengono da Dio e decidere dopo? Non ce n'è bisogno. Non dovresti credere a ciò che predicano costoro. Hai forse dimenticato cosa dice la Bibbia? Allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui, oppure il Cristo è là, voi non credetegli, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se questo fosse possibile, anche gli eletti. Amen. Queste parole del Signore sono chiare. Sì. Se qualcuno dice, vedete Cristo è qui, oppure è là, noi non dovremmo credergli. Perché sono tutti falsi cristi e tutti falsi profeti. Ehi, Elin, quello che dice il pastore Tien è in linea con la Bibbia. Chi si proclama come il Signore ritornato è un falso Cristo che fuorvia le persone. Dicono che il Signore Gesù è tornato. Questo è certamente falso. Perché dovremmo indagare? Sì.
Ci sono molte persone che predicano eresie e false vie. Avete tutti una statura così scarsa e non capite la Bibbia. Siete certi che non verrete fuorviati? Non capite la verità e siete privi di discernimento. Potreste fare a meno di noi pastori anziani che vi guidiamo e facciamo i controlli. Sì. Se credete in un falso Cristo, sarete abbandonati ed eliminati dal Signore e la vostra possibilità di entrare nel regno dei cieli sarà persa per sempre. C'è una base biblica a sostegno di quanto dicono i pastori. È un dato di fatto che negli ultimi giorni emergeranno falsi cristi per fuorviare le persone. I pastori credono in Dio da più tempo di me e capiscono più di me. Non è certo sbagliato ascoltarli, giusto? Ciò di cui l'umanità ha bisogno non sono molte leggi e grazie abbondante, bensì varie verità che provengono da Dio. La parola appare nella carne è un libro che contiene tutte le verità espresse da Dio nell'età del regno per salvare l'uomo dall'indole corrotta. Sono in grado di diventare la vita di una persona e possono guidare le persone sulla retta via. C'è veramente luce nelle condivisioni dei membri della Chiesa di Dio Onnipotente. Se non fosse Dio ad apparire e operare, chi potrebbe condividere così chiaramente sull'opera di Dio di salvezza dell'uomo? I pastori ci hanno detto che negli ultimi giorni appariranno dei falsi cristi. Ci hanno detto di smettere di indagare. Sono un po' confusa e ho paura di essere fuorviata. Non so come distinguere i falsi cristi dal vero Cristo. Per non essere fuorviati dai falsi cristi, la sola chiave è conoscere Cristo. Conoscendo il vero Cristo, temeremmo il fuorviamento dei falsi cristi? Beh, no. Giusto. È come se andassimo in una clinica e vedessimo 10 persone con camice bianco e stetoscopio. Chi tra tutti loro è il vero medico? Colui che sa curare le malattie. Esatto. In superficie Cristo sembra ordinario e normale, non è diverso dagli altri. Allora come possiamo riconoscerlo? La chiave è guardare alla sua essenza. Il Signore Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. L'essenza di Cristo è la verità, la via e la vita. Se vogliamo conoscere Cristo, dobbiamo cogliere questo principio fondamentale. Solamente Cristo può esprimere la verità per salvare l'uomo. La lettura delle parole di Dio ci darà maggiore comprensione. Bene. Colui che è Dio incarnato deve possedere l'essenza di Dio. E colui che è Dio incarnato deve possedere l'espressione di Dio. Poiché Dio si fa carne, egli porterà avanti l'opera che intende realizzare. E poiché Dio si fa carne, egli esprimerà ciò che è. E sarà in grado di portare la verità all'uomo, dare la vita all'uomo e indicargli la via. La carne che non ha l'essenza di Dio non è decisamente il Dio incarnato, su questo non c'è dubbio. Qualora l'uomo intenda indagare se si tratta dell'incarnazione di Dio, deve trarne conferma dall'indole che egli esprime e dalle parole che egli pronuncia. In altri termini, per trarre conferma che egli sia o non sia Dio incarnato, e che sia oppure che non sia la vera via, si deve discernere dalla sua essenza. E così, nel determinare se si tratta di Dio incarnato, la chiave sta nella sua essenza, la sua opera, le sue parole, la sua indole e molti altri aspetti, piuttosto che nell'apparenza esteriore. Se l'uomo esamina soltanto la sua apparenza esteriore e di conseguenza trascura la sua essenza, ciò dimostra che quell'uomo è ottenebrato e ignorante. Amen. Amen.
Dopo queste parole di Dio, avete capito tutti? Sì. Sì. Non sì. È difficile distinguere i falsi cristi dal vero Cristo. Sì. Guardate se sono in grado di esprimere la verità e di compiere l'opera di Dio di salvezza dell'uomo. Anche il Signore Gesù ha indicato il cammino per farlo. Parlacene, dai. Quale cammino? Vogliamo sentire. Dici, sì, sì, parlacene. Il Signore Gesù disse: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Amen. Dio Onnipotente è venuto ed Egli ha espresso milioni di parole. Ognuna di queste sue parole è la verità. Sì. E trattano argomenti così vasti. Ne avete tutti lette molte, vero? Sì, io ho letto il mistero dell'incarnazione, a proposito della Bibbia, lo scopo della gestione del genere questo umano, capitolo mi dice qualcosa. E conoscere le tre fasi dell'opera di Dio. Tutte quante svelano verità e misteri. Io ho letto online alcuni capitoli delle parole di Dio, riguardo alla pratica della preghiera, acquietare il cuore davanti a Dio. E poi è molto importante stabilire un rapporto normale con Dio. Esatto, quello. Sì. Queste parole sono davvero concrete. Parlano in modo dettagliato e chiaro di cammini quali cos'è la vera preghiera, come pregare in linea con le intenzioni di Dio e come avvicinarsi a Dio. Sì. Mi sono formata e ho praticato secondo queste parole e il mio rapporto con Dio ora è più stretto. Vero. È accaduto anche a me. Sì, anch'io. Nessuna persona è stata in grado di spiegare questi cammini in modo così dettagliato. Vero. Le parole di Dio Onnipotente sono la verità e sono la via. Amen. Giusto. E poi c'è come amare Dio, come sottomettersi a Dio, come temere Dio e fuggire il male. Sì. Come liberarsi dell'indole corrotta e sfuggire all'influenza di Satana e così via. Dio Onnipotente ci ha detto tutte queste verità sul raggiungimento della salvezza. Esatto. Queste parole sono piene di verità. Dio Onnipotente ha espresso tutte le verità sulla fede in Dio e sul raggiungimento della salvezza. Ha salvato le persone dalla corruzione. Sì. E ha creato un gruppo di vincitori. Un gruppo di vincitori? Veramente. Chi è che potrebbe compiere un'opera così grande se non Dio stesso? Sì. Nessuna persona potrebbe, solo Dio ne sarebbe in grado. Per forza. Oltre a Dio nessuno può esprimere la verità. Esatto. Leggiamo altre parole di Dio Onnipotente. D'accordo. Leggo io. Andate a pagina 1462. Leggiamo un po' per uno. Certo. Dio incarnato e chiamato Cristo, e così il Cristo, che può offrire a tutti gli esseri umani la verità, è chiamato Dio. Non vi è nulla di eccessivo in questo, poiché Egli possiede l'essenza di Dio e possiede l'indole di Dio e la sapienza della sua opera, che sono irraggiungibili per l'uomo. Coloro che si autoproclamano Cristo, ma non sanno eseguire l'opera di Dio, sono solo degli impostori. Il cosiddetto Cristo non è solamente la manifestazione di Dio in terra, ma anche la carne particolare assunta da Dio, sia nell'eseguire che nel portare a termine la sua opera fra gli uomini. Questa carne non può essere soppiantata da un uomo qualunque, ma è una carne che può farsi carico adeguatamente dell'opera di Dio in terra e che è in grado di esprimere la sua indole e che è in grado di rappresentarlo a dovere e che è in grado di fornire la vita all'uomo. Presto o tardi gli imitatori di Cristo cadranno tutti uno a uno, poiché anche se essi affermano di essere Cristo, non possiedono nulla della sua essenza. E così dico che l'autenticità di Cristo non può essere definita dall'uomo, ma sia la risposta che la decisione provengono entrambe da Dio stesso. Amen. Parole meravigliose. Avete più chiarezza dopo aver letto le parole di Dio? Cristo deve saper esprimere la verità e compiere l'opera di salvezza dell'uomo. Perché i falsi cristi non possono esprimere la verità? Perché non sono Dio. Avendo l'essenza dei diavoli e dei Satana, essi non possono esprimere la verità. Giusto. Né salvare l'uomo dalla corruzione, e questo è un dato di fatto. Giusto. Giusto. È vero. In certi paesi sono apparsi dei falsi cristi. Hanno mostrato alcuni segni e prodigi e opere degli spiriti maligni, e alcuni credono in loro. Questo vuol dire essere fuorviati. In realtà, il Signore Gesù è stato chiaro.
Essi si basano sul mostrare grandi segni e prodigi per fuorviare le persone. Sì. È la caratteristica più evidente dei falsi cristi. Giusto. Sì. Ora che lo dici, ricordo che il Signore Gesù ha detto: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi. Sì. Da sedurre. Se fosse possibile, anche gli eletti. Amen. Essi non possiedono la verità. Fuorviano basandosi su segni e prodigi. Giusto. Esatto. È così che distinguiamo i falsi cristi dal vero Cristo. Mm-hmm. Questa condivisione lo ha chiarito. Esatto. Sì. Esatto. Sì, è così illuminante. Giusto. È vero. Di recente abbiamo letto molte parole di Dio Onnipotente. Mm-hmm. Dopo la vostra condivisione abbiamo più chiarezza nel cuore. Sì. Sì. Ora so che dal momento che Dio Onnipotente ha espresso così tante verità, egli deve essere Dio che appare e opera. Sì. E il Signore è ritornato. Sì, lode a Dio. Abbiamo finalmente accolto il Signore. Sorelle, quando avete tempo per un'altra riunione? Predichereste a casa mia? Certo. Sì, anche alla mia. Va bene. Io ho un grande giardino, venite da me. Sì, mi sembra perfetto. Sono già state. Noi che possiamo accogliere il Signore siamo i più benedetti. Amen. Amen. Lode al Signore. Cosa sta succedendo? I pastori sono arrabbiati. Vi ho proibito di credere in Dio Onnipotente, poiché intendevo proteggervi. Ora ditemi perché non mi avete ascoltato. Tutti quanti voi siete i nostri figli. Potrei mai farvi del male o danneggiarvi? Dio Onnipotente e il Signore Gesù chiaramente non sono lo stesso Dio. Hanno anche nomi diversi. Esatto. Credendo in Dio Onnipotente, non state tradendo il Signore Gesù? Esatto. È vero. Siete tutti confusi. Perché credere in un altro Dio? Sì, giusto. Esatto. Non avete discernimento. Come potete farlo? Pastore Tien, la prima volta che abbiamo incontrato i loro membri, avevamo in effetti molto timore. Sì. Di essere fuorviati e prendere il cammino sbagliato. Ma leggendo le parole di Dio Onnipotente, abbiamo capito che Dio compie opere diverse e sceglie un nome diverso in ogni età. Sì. Ma la sua essenza non cambia. Egli è sempre un unico spirito, un unico Dio. Esatto, sì, pastore. Esatto. È scritto nella Bibbia. Stanno così le cose. Ancora si giustifica. Sì. Unico spirito, unico Dio. Pastori, anziani e collaboratori, pensateci. Il Signore Gesù e Yahweh Dio non hanno lo stesso nome. Mm-hmm. Quindi, credendo nel Signore Gesù, noi tradiamo forse Yahweh Dio? Certo che no. Beh, no. Allo stesso modo, anche se Dio Onnipotente e il Signore Gesù non hanno lo stesso nome, sono un solo e unico Dio. Giusto. Il libro dell'Apocalisse ha profetizzato che Dio avrebbe assunto un nuovo nome negli ultimi giorni, cioè l'Onnipotente. C'è una base biblica a sostegno. Sì, esatto. Lo profetizza la Bibbia. C'è una base biblica a sostegno. Non hanno tutti i torti. Come fanno improvvisamente a capire così giusto, tanto? Credendo in Dio Onnipotente abbiamo accolto il Signore, non... Fate silenzio! Siamo dello stesso villaggio. Dobbiamo essere uniti e saldi nella nostra fede. Sì. Non possiamo avere fedi diverse. Noi siamo pastori. Siamo i vostri leader. Sì. Non ascoltandoci, non state forse creando una vostra confessione per diventare indipendenti? Per caso pensate di diventare anche voi dei pastori? Io penso che vogliano rubare la posizione di pastori e portare altre persone con sé. Vogliono addirittura diventare pastori. È davvero una sorpresa. Allora è questo il vostro obiettivo? Senza il nostro permesso volete diventare indipendenti e persino prendere il posto dei pastori? Sono troppo arroganti. Non è vero. Pastore Tien, ha capito male. Noi non vogliamo diventare indipendenti. Sì, non ci abbiamo mai pensato. Lei... ha predicato spesso che il Signore sarebbe venuto e ci avrebbe portati nel regno dei cieli. Ma ora le grandi catastrofi sono già qui e noi non abbiamo accolto il Signore. Molti hanno perso la loro fede e sempre meno persone frequentano le congregazioni. Anche se le frequentano, i giovani non fanno che guardare il cellulare e gli anziani chiacchierano. E in pochi leggono la Bibbia in modo serio. Tutti sentiamo di allontanarci dal Signore sempre di più. Le parole di Dio Onnipotente ci forniscono una grande provvista spirituale. Tutti sentiamo che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato... Basta!
Tutte le parole di Dio sono nella Bibbia, non ce ne sono al di fuori Giusto. Della Bibbia. Tutto ciò esatto. che va oltre la Bibbia è eresia. Non crederemo alle parole di Dio onnipotente. Crediamo solo nel Signore Gesù. Amen. Giusto. Non dobbiamo credere in un altro Dio. Dobbiamo seguire false dottrine o altri dei. Io non ho nulla da dirvi, visto che siete tutti sordi alla ragione. Dovete prendere una decisione adesso. Se abbandonate Dio Onnipotente, mettete una spunta sul vostro nome, altrimenti mettete una croce. Se continuerete a credere in Dio Onnipotente, vi ritroverete in un mare di guai. In futuro non faremo nulla per i matrimoni, i funerali e le nascite delle vostre famiglie. O la costruzione delle vostre case. Fate la vostra scelta. Non funzionerà. Se i pastori non ci aiutano, come potremo gestire le questioni delle nostre famiglie? Proprio così. Come potete offendere i pastori? Non riusciranno a concludere niente Giusto. Senza l'aiuto dei pastori. Vero. Comporterà un sacco di problemi. Esatto. Voi conoscete bene le usanze del nostro villaggio. Se non diamo disposizioni noi pastori, neanche gli abitanti del villaggio aiuteranno. È vero, giusto. In futuro sarà difficile per le vostre famiglie fare qualsiasi cosa. È meglio che ci pensiate bene. Apponete subito una spunta. Sarà un bel problema se offendete i pastori. Tu per primo. Aimin. Aimin per primo. Non so cosa sceglierà. Spero metta una spunta. Sì. Questo tizio sì, è testardo. La prossima, Oga. Brava. Sì, bravissimo. Se in futuro avrai bisogno, chiedi pure. Siamo ancora una famiglia. Si è lodato il Signore. La prossima, Ilin. Ilin, non volevate costruire una casa? E Niwan è spesso lontano. Sì. Sarete in grado di affrontare un qualsiasi problema a casa senza di noi. Giusto, vero. Giusto. Ilin, i tuoi due figli sono ancora piccoli. È meglio che ci pensi molto bene. Forse dovrei togliermeli di dosso per ora. La prossima, Yechun! Ho già stabilito che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato. Mettendo una spunta, non sto forse rinnegando Dio. Aspetta. Che cosa fa? Faresti meglio a pensarci bene. E poi farai la tua scelta. La prossima, Anron. I pastori hanno coltivato molto Anron. Mi raccomando, tu non li puoi deludere. Pensa bene alla tua scelta. Va bene! Avete fatto tutti la vostra scelta! D'ora in poi saremo su strade diverse! Il villaggio non fa che spettegolare da quando hai ascoltato il Vangelo di Dio Onnipotente.
Mi vergogno a uscire di casa. Mamma, Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato. Accettando la sua opera, io ho così accolto il Signore. Non mi importa se Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato. Io so solo che in questo villaggio per vivere bene occorre avere buoni rapporti con i pastori. È questa la nostra usanza. In tutti questi anni non ho mai visto qualcuno osare mettersi contro i pastori. Voi giovani non percepite la gravità della questione. Voi pochi pensate forse di poter superare l'intero villaggio. Ascolta bene il mio consiglio. Scusati con i pastori e torna nella chiesa. Altrimenti avrai problemi più grandi in futuro. I tuoi figli sono ancora piccoli. Cosa succederà loro se qualcosa va storto? Andiamo. C'erano due persone che mi seguivano mentre venivo qua. Eh? Così ho girato intorno. Hai visto bene i loro volti? Devono essere del gruppo dei giovani. Il gruppo dei giovani? Sì, ho sentito che i pastori hanno incaricato alcune persone di controllarci. Controllarci? Un paio di giorni fa sono passata a casa di mia cugina. Appena sono uscita da casa sua, i pastori l'hanno subito convocata. L'hanno ammonita proibendole di avvicinarsi a me e di studiare la nuova opera di Dio. Ma chi si credono di essere? Credono di essere il Signore. Vogliono controllare tutti. Stanno superando i limiti. Sì. Sì. Dovremmo fare attenzione con le riunioni. Mm-hmm. Sì. Se andiamo a predicare, seminiamo chi ci pedina. Io non riesco a capire. Dio Onnipotente ha espresso così tante verità. Perché questi pastori anziani non hanno alcun desiderio di ricercare? Giusto. Perché continuano a condannarlo? Sì. E a trovare dei modi per ostacolarci nell'accettare la vera via? Sì. Pastori anziani spiegano spesso la Bibbia alle persone. Loro dovrebbero conoscere il Signore. Sì. Sì. Quindi perché continuano a condannare l'arrivo del Signore e a opporvisi? Mm. E poi sì, ci odiano perché noi lo abbiamo accolto? Sì. Sì, anche a me confonde. Sì, anche a me. Sì. Ditemi, all'epoca i farisei avevano molta familiarità con le leggi della Bibbia e viaggiavano ovunque per proclamare il nome di Yahweh Dio. Loro conoscevano veramente Dio? No. 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 Se lo avessero conosciuto, non avrebbero crocifisso il Signore Gesù. Giusto. Giusto. Quindi, anche se pastori e anziani conoscono la Bibbia, lavorano e predicano, non significa che conoscano il Signore. Questo è il modo corretto di vederla. Sul motivo per cui si oppongono al ritorno del Signore, le parole di Dio Onnipotente hanno la risposta. Leggiamo le parole di Dio. Va bene. Andate a pagina 1434. Leggiamole insieme. D'accordo. D'accordo. Volete sapere il motivo per cui i farisei si opposero a Gesù? Voi desiderate conoscere l'essenza dei farisei. Costoro erano pieni di fantasie sul Messia. Per di più, credevano soltanto che il Messia sarebbe arrivato, ma non perseguivano la vita verità. E così, ancora al giorno d'oggi, stanno attendendo il Messia. Perché non conoscono affatto la via della vita e ignorano quale sia la via della verità. Queste persone, così stupide, ostinate e ignoranti come potrebbero guadagnarsi la benedizione di Dio? Come potrebbero contemplare il Messia? Si opponevano a Gesù perché loro non conoscevano la direzione dell'opera dello Spirito Santo, perché loro ignoravano anche la via della verità espressa nelle parole di Gesù. E poi, inoltre, perché loro non comprendevano per niente il Messia. Dal momento che non avevano mai visto il Messia e non erano mai stati in sua compagnia, commisero l'errore di aggrapparsi in vano al semplice nome del Messia, mentre essi si opponevano alla sua essenza con qualsiasi mezzo possibile. Amen. Amen. Dunque,
Il pastore Tien e gli altri hanno commesso il medesimo errore. Sì. Tenendo fede al nome del Signore Gesù, ma opponendoglisi. Sì. 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 In questo caso loro sono proprio come i farisei. Mm-hmm. Giusto. Il Signore Gesù ha mostrato tanti segni e prodigi e ha espresso tante verità. Sì. Ma i farisei non lo riconoscevano comunque come Dio, giusto, aggrappandosi al nome del Messia. Corretto. I pastori e gli anziani di oggi sono identici. Mm. Dio Onnipotente ha espresso tante verità, ma loro rifiutano di accettare la sua opera aggrappandosi al nome del Signore Gesù. Mm. E credono che questo sia essergli leali. Mm. In realtà nei loro cuori hanno già da tempo emesso il verdetto che il Signore verrà sulle nuvole e che se non fa questo allora non è il Signore ritornato. Giusto. Sono fatti così. Sì, se il Signore appare con altri mezzi, non conformi alle loro nozioni e contrastanti con questo verdetto, loro non lo riconosceranno né mai lo accetteranno. Sì, sì, giusto. E l'atteggiamento che adottano nei confronti del Signore che torna a esprimere così tante verità è quello di non ascoltare, leggere o indagare. Esatto. Non hanno nemmeno il minimo cuore di anelito e ricerca. Vogliono che Dio operi in linea con le loro nozioni. Sì. Credono semplicemente nelle loro nozioni. Questa è fede in Dio? Giusto. Dov'è il Signore? Perché io non lo vedo? Non crederemo alle parole di Dio Onnipotente. Tutte le parole di Dio sono nella Bibbia. Non ce ne sono al di fuori della Bibbia. Giusto. Esatto. Dio non ha alcun posto nei loro cuori. E se ora penso alle loro manifestazioni, nessuno di loro onora Dio come grande e non hanno un cuore che teme Dio. Sì. Sì. Non onorano Dio come grande e sono anche dei miscredenti. Vero. Giusto. Sì, dei veri credenti nel Signore non tratterebbero Dio in questo modo. Giusto. Sì. Certo. Trattano l'apparizione e l'opera di Dio in modo irrispettoso, le giudicano e le condannano. Pastori e anziani non sono come i farisei di allora? Per natura sono arroganti e presuntuosi e disprezzano la verità e Dio. Sì, è così. Sì. Pastori e anziani condannano così ferocemente Dio Onnipotente perché se il popolo eletto e le pecore di Dio ascoltano le verità espresse da Dio Onnipotente, ritornano alla casa di Dio e seguono Dio Onnipotente. Mm-hmm. Non saranno più sotto il loro controllo, essi non faranno loro più offerte. Non li sosterranno più né li prenderanno come modello. Dunque si sono arrabbiati e hanno iniziato a odiare Dio Onnipotente. Di conseguenza giudicano e condannano senza scrupoli la sua apparizione e opera. Inventano dicerie, dicono parole diaboliche per fuorviare le persone. Vero, vero. C'è qualche differenza tra queste manifestazioni e l'opposizione dei farisei al Signore Gesù? Non c'è alcuna differenza. Questo è il vero volto di pastori e anziani. Sì, sì. Sono davvero odiosi. Sì, vero. Sì. Sono dei moderni farisei. Hai ragione. Giusto. Ora, molti si concentrano solo sull'ascolto dei pastori, rendendoli dei guardiani e lasciando loro il timone sull'accogliere il Signore. Non si affidano a Dio per presentarsi davanti a Lui e ricercare le sue intenzioni. Sì. Né per indagare e discernere le parole e l'opera di Dio Onnipotente. Affidano questioni come la loro destinazione e il loro ingresso nel Regno dei Cieli ai pastori, lasciando loro l'ultima parola. Non è da sciocchi. Sì. Non è una manifestazione da vergine stolta. Esatto. È difficile dire se persone così possano essere salvate ed entrare nel Regno dei Cieli. Sì, è proprio così. Il Signore Gesù disse: se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Mm. Non possiamo affidarci a pastori anziani per una questione come l'ingresso nel Regno dei Cieli. Vero. Se i pastori e gli anziani sono ciechi, allora come entreremo nel Regno dei Cieli? Non ci condurranno in un fosso? Sì, saremo rovinati. Verremo danneggiati. Coloro che seguono dei pastori ciechi non entreranno nel Regno dei Cieli e saranno condannati e abbandonati da Dio. Cadranno nei disastri e verranno puniti da Dio. Meritano di essere puniti. Chi possono incolpare? Se la cercano. Nessuno li obbliga a credere ai pastori. Hanno orecchie e cervello, ma non ascoltano, non leggono e non indagano, continuano solo ad ascoltare i pastori e gli anziani. E aspettano solamente di seguirli all'inferno. Non meritano compassione. Sì. Questo realizza le parole della Bibbia. Il mio popolo muore per mancanza di conoscenza e gli stolti muoiono per mancanza di senno. Amen. Questo è l'esito che spetta agli sciocchi. Giusto. È così vero. In passato stimavo molto il pastore Tien, pensando che comprendesse bene la Bibbia.
L'altro giorno stavo per credergli e perdere il coraggio di continuare a indagare sulla vera via. Per fortuna le parole di Dio mi hanno subito illuminata e guidata e ho evitato di farmi fuorviare. Loda Dio. Mi vengono i brividi a pensarci adesso. Mm-hmm. Se avessi perso l'occasione di accogliere il Signore, avrei creduto in Lui invano. Sì. Se incontreremo questioni che non comprendiamo, preghiamo di più Dio e ricerchiamo di più da Lui. Sì. Giusto. Non crederò mai più ai pastori. Tutti loro sono dei farisei. Sì, giusto. Non solo non dobbiamo più farci limitare da pastori e anziani, sì, ma in generale da nessuna persona. Sì. Sì. Dio Onnipotente ha espresso così tante verità, indicandoci il cammino della salvezza. Mm-hmm. Finalmente abbiamo la speranza di entrare nel regno dei cieli. Esatto. Basta nutrire dei dubbi. Sì. Rinsaldiamo la nostra fede e seguiamo Dio Onnipotente. Amen. Se pastori e anziani ci disturberanno di nuovo, non avremo più paura. Sì. Perché abbiamo discernimento. Certo. Lode a Dio. Sì, è lodato Dio. La condivisione di oggi ha davvero chiarito le cose. Papà! Aishan, sei cresciuto ancora. Dici di stare bene. Ma sono giorni che tossisci. Niwan, basta aspettare, andiamo in ospedale. Come è potuto succedere? Ilin, resta qui con i bambini. Vado io. Pastore Tien, sindaco, ho saputo che Niwan è molto malato. È in fin di vita all'ospedale. I suoi parenti sono venuti da noi molte volte. Vogliono che andiamo a pregare per lui. Pastore Tien, dovremmo andare a vedere. Per il momento aspettiamo ancora che il frutto sia maturo, dopodiché lo raccoglieremo. Mamma, ciao, come sta Niwan? Essere troppo triste. Le persone non possono tornare in vita. Abbiamo molto tempo davanti a noi. La salma di Niwan è in ospedale. Sì. Va riportato a casa. Ilin mi ha avvisato, la macchina è pronta. Ma dobbiamo ottenere il permesso dei pastori. Per quanto ancora dobbiamo aspettare? Sì, giusto. Il sindaco, i pastori sono ancora arrivati. Sono qui. Ci sono i pastori. Sì, sindaco, pastori. Sindaco, pastori, siete venuti. Non avevo idea che i polmoni di Niwan fossero così malandati. Sì. È morto veramente giovane. Ora Ilin dovrà prendersi cura dei figli da sola. Sarà dura per lei. Pastore Tien, senza il suo aiuto, come faremo il funerale a Niwan? Mi avete messo davvero in un bel dilemma. Eh? Cosa intende dire? Qualche giorno fa, Ilin ha iniziato a credere in Dio Onnipotente. Ho provato a convincerla, ma non ha cambiato idea. Ha persino firmato, rifiutando così il nostro aiuto per organizzare matrimoni o funerali in futuro. Non ha chiesto il nostro aiuto. Quindi noi, in che modo possiamo aiutarla?
Sì, non ci lasceremo coinvolgere nelle questioni familiari di Lin. Oggi siamo qua solo per bere del tè. È così testarda. Quella donna ha un bel coraggio. Come si possono celebrare matrimoni e funerali senza l'aiuto dei pastori? Pastore Tien, Lin ha perso il marito in così giovane età. È miserevole. Lei la dovrebbe aiutare. Se non dà disposizioni, Niuan non verrà sepolto. Se vogliono il mio aiuto è molto facile. Ilin deve cambiare la croce che ha puntato, deve tornare nella chiesa e smettere di credere in Dio Onnipotente. Poi l'aiuteremo con la sepoltura. Cambia la croce. Ilin, ascolta il pastore Tien. Finché ti sei sbagliata e sarà finita. Sì, cambiala. Devi dire che ti sei sbagliata. La sepoltura non può essere ritardata. Sbrigati a cambiarla. Cambia. Ammetti di aver sbagliato. Credendo in Dio Onnipotente ho accolto il Signore. Cosa c'è di sbagliato in questo? Ilin. Torna a riposare ora. Lo tengo io. Cambialo. Ilin. 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 Questa ragazza la convincerò. Questa donna è così testa. Che non dà ascolto ai pastori. È veramente in grado di gestire tutto senza l'aiuto di nessuno. Già. È così arrogante. Ilin non ha proprio nessun tipo di riguardo verso i pastori e il sindaco. Se tutti si comportassero così, sarebbe terribile. Sì, giusto. Ascoltatemi! Se non sono io a darvi l'ordine, è vietato ascoltare i sermoni con leggerezza. Vi è permesso credere solo nel Signore Gesù. Questo è chiaro per tutti? Sì. Tutti gli altri ascoltano i pastori. Perché lei si ostina a credere in Dio Onnipotente? Sì, Ilin ha offeso sia i pastori che il sindaco. Sì. Usare un funerale come ricatto, questo è metterle sale sulle ferite. È così spregevole. Come credenti nel Signore dobbiamo ascoltare i pastori. Giusto. Come può una persona intelligente fare cose così confuse? Sì. I pastori sono le ultime persone che vogliamo offendere. Sbrigati a cambiare la tua croce. Sì, cambia. Sì, cambiala. È passato fin troppo tempo. Perché sei così testarda? Devi affrettarti a scusarti. Devi cedere. Se no non ci aiuteranno. Chiedi scusa ai pastori. Sì, cambia la croce. Ilin, noi non possiamo offendere i pastori. Sì. Di che ti sei sbagliata, fai seppellire Niwan e ne riparleremo. Sì, se nel tuo cuore crederai in Dio Onnipotente, nessuno te lo impedirà. Sbrigati a chiedere scusa. Ammetti che hai sbagliato. Non è una cosa difficile. Perché ti ostini? Perché non permetti a Niwan di essere sepolto? Ilin ha già il cuore spezzato. Non fatene altre pressioni. Niwan era buono con te. Non puoi cedere un po' di terreno per lui. Sì. Sei così egoista. Non stai deludendo, Niwan. Forza, ravvediti. Zio. Tutto questo è perché non hai ascoltato i pastori. Ecco perché non ci aiutano. Dai. Sì, Niwan non può essere sepolto. Nessuno di noi ti perdonerà mai. Di che ti sei sbagliata, dillo ai pastori. Niwan deve essere sepolto. Ilin, te lo stiamo dicendo solamente per il tuo bene. Se dici che ti sei sbagliata e smetti di credere in Dio Onnipotente, incaricheremo subito qualcuno di occuparsi di seppellire tuo marito. Oh Dio Onnipotente, ti prego, dammi la fede e aiutami a non lasciarmi vincolare da queste persone. Io credo che tu sia l'unico vero Dio. Sono disposta a mettere questa faccenda nelle tue mani.
in ogni fase dell'opera che Dio compie negli uomini. Da fuori sembra che ciò che accade sia dovuto a un'interazione tra individui, che venga da disposizioni o da disturbi umani. Ma dietro ciò che appare, dietro ogni fase dell'opera e dietro ogni cosa che accade, vi è una scommessa che Satana fa con Dio e che richiede che le persone rimangano salde nel testimoniare Dio. Eileen, devi dire qualcosa! Volete che tradisca Dio? Ma non posso. L'avete visto tutti? Eileen si ostina a credere in Dio onnipotente. Non è che non vogliamo aiutarla. Tenete d'occhio le vostre famiglie. Tenetele lontane dai credenti in Dio onnipotente. Se una persona crede in Dio onnipotente, anche la sua famiglia sarà incriminata. Se in futuro vi servirà aiuto, non ve lo daremo. Sindaco, pastore, decido io per lei. Posso scusarmi con voi al posto di preghiamo. Dio? Sì. Aiuto, vi preghiamo. Se in futuro crede ancora in Dio onnipotente, la punirò severamente. No, deve scusarsi lei. Sì, lei. Sì. Per favore, ci aiuti. Ci aiuti, sindaco. Johan era così giovane. È un vero peccato. Ci aiuti, per favore. Mamma. Va bene, ho capito. Cosa c'è? Alcune persone dell'unità di Niwan arrivano a seppellirlo. Lode a Dio. Lo dico allo zio. Oh Dio onnipotente, grazie. I membri dell'unità di Niwan sono venuti a seppellirlo. La macchina sta già arrivando. Perfetto. Sia lodato il Signore. Grazie. Grazie, Signore. Lodi a Dio. I pastori e il sindaco sono ostili alla cosa. Perché costoro insistono nel credere in Dio onnipotente? Eileen è qui. Non capisco cosa pensino. Sì. Alcuni predicavano il Vangelo di Dio onnipotente nel villaggio vicino e sono stati catturati. Davvero? Secondo me, prima o poi verrà arrestata. Sì. Queste persone sono così stupide. Sì. Vivranno male dopo aver offeso i pastori. Vero. Vero. Per come lo vedo io, hanno troppo tempo a disposizione. Sì. Ma tua moglie non è spesso con loro? Sì, è vero. È meglio che tu la tenga d'occhio. Sorvegliala meglio. Impediscile di riunirsi di nuovo con loro. Arunan! La gente parla di voi ogni giorno e li frequenti ancora! Mi hai messo in totale imbarazzo! Ma che stai facendo? Lasciami Se andare! Se credi che sono potente, ti ammazzo! Ma che fai? Parliamo un attimo. Sei pazzo! Onan, tutto bene? Se la invitate di nuovo alle riunioni, vi denuncerò e vi farò arrestare! Bene, dove? Li stai contattando di nuovo. Dicono che sei un leader. Vogliono denunciarti al governo. Se ti arrestano, la nostra famiglia non sarà rovinata. Dammi il telefono. Io ho bisogno di una risposta. E Dio che vuoi, o la nostra famiglia. Ovvio che voglio la nostra famiglia. Ma non rinuncerò a credere in Dio. Come osi? Cosa fai? Non fare così! Ne ho abbastanza! Guarda tutti gli altri. Pensano a come guadagnare più soldi. Tu sei l'opposto. Appena hai tempo, predichi il Vangelo. Non posso andare avanti così. Domani porterò i bambini dei miei. Non voglio stare con te. Una volta la nostra famiglia stava così bene. Quando avevamo dei problemi, gli abitanti del villaggio ci aiutavano. Ma da quando hai iniziato a credere in Dio onnipotente e hai offeso i pastori,
Nessuno ha più osato interagire con noi. Ora Niuan non c'è più. E la nostra famiglia è finita. Siamo spacciati. Mamma. Queste sono le spese mediche e del funerale. Come sua moglie, ci ripagherà. Offendendo i pastori, ti sei messa contro tutto il villaggio. Come farai ad andare avanti in futuro? Devi scusarti con i pastori. Esatto. Smetti di credere in Dio onnipotente, va bene? Devi smetterla, Eileen. Oddio. È troppo difficile e doloroso credere in Dio in questo luogo diabolico. Non ho proprio idea di come andare avanti. Ti prego, dammi la forza. Non essere avvilito. Non essere debole. E io chiarirò le cose per te. La strada verso il regno non è affatto così agevole. Nulla è così semplice. Vuoi ottenere facilmente le benedizioni, giusto? Oggi tutti avranno prove amare da affrontare. Senza di esse, il cuore di amore che avete per me non si rafforzerà e voi non proverete per me un amore autentico. Sebbene tali prove consistano solo in circostanze di scarso rilievo, tutti devono attraversarle. È solo che la difficoltà delle prove sarà diversa a seconda delle persone. Amen. 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 Di recente io mi sentivo incredibilmente sola e infelice. E piuttosto debole. Pregando Dio, alla fine ne sono venuta fuori. Ringrazio Dio per non avermi abbandonata. Sì. E fatto sì che fratelli e sorelle mi mandassero le sue parole. Sono state le parole di Dio a darmi fede e forza. Lode a Dio. Sì. In questi giorni ho recitato e letto pregando queste parole di Dio che hanno alleviato la mia infelicità. Lode a Dio. Sono parole meravigliose. Sì, sì. Ma noi siamo scarsi di statura. Devo leggere di più le parole di Dio e munirmi della verità. Questi eventi sono ambienti che Dio ha orchestrato per noi. Nascondono lezioni da imparare. E sono benedizioni di Dio. Sì. Il fatto che tu abbia superato l'infelicità e la debolezza ci ha mostrato la guida di Dio. Sì. Nessuno di noi dovrebbe lasciarsi limitare né temere le persecuzioni. Giusto. Affidiamoci di più a Dio e nutriamoci delle sue parole. Sì. Quando credevo nel Signore e nel mondo religioso, pensavo che pastori e anziani fossero brave persone. Sì. Ci aiutavano con i matrimoni o i funerali, organizzavano molte cose. Pensavamo che fossero i fedeli servitori del Signore. In tutto ci affidavamo a loro. E credevamo che ci avrebbero guidati ad accogliere il Signore e condotti nel regno dei cieli.
Non ci aspettavamo. Non ci aspettavamo che non ci avrebbero guidati ad accogliere il Signore, limitando anzi le nostre libertà, fino al punto di non consentirci di sopravvivere e di volere la nostra morte. Eravamo così sciocchi, non capivamo la loro essenza. E non credevamo che fossero lupi travestiti da pecore. Sì. Vero. Se non avessimo ascoltato la voce di Dio, né accettato l'opera di Dio Onnipotente, temo che neanche adesso saremmo in grado di vedere chiaramente il vero volto di questi pastori anziani. Sì. Sì. Sono farisei ipocriti e vogliono solo usare quei vecchi metodi per fuorviarci. Sì. Vogliono indurci a rifiutare Dio e a non ricevere la sua salvezza, così che li seguiamo all'inferno. Sì. Ma non funzionerà. Sono così, così maligni. Esatto. Esatto. Il loro comportamento è come quello dei diavoli che divorano l'anima dell'uomo esposto dalle parole di Dio. Sì. Sì. Dio ha detto inoltre che sono anticristi che gli si oppongono. Quali parole di Dio? Non le ho ancora lette. Sì. Dove si trovano? La parola appare nella carne, volume 1. Pagina 881. Ci sono quelli che leggono la Bibbia in grandi chiese e la recitano per tutto il giorno. Eppure non ce n'è uno tra loro che comprenda lo scopo dell'opera di Dio. Non uno tra loro è in grado di conoscere Dio, tantomeno è in sintonia con le intenzioni di Dio. Anche se sventolano la sua bandiera, gli si oppongono intenzionalmente. Anche se rivendicano la loro fede in Dio, mangiano pur sempre la carne e bevono il sangue dell'uomo. Tutti questi uomini sono diavoli che divorano l'anima dell'uomo, capi demoni che deliberatamente disturbano chi cerca di percorrere la strada giusta, pietre d'inciampo che intralciano quanti cercano Dio. Anche se sono di robusta costituzione, come fanno i loro seguaci a sapere che in realtà sono anticristi che guidano l'uomo a opporsi a Dio? Come fanno i loro seguaci a sapere che sono diavoli vivi dediti a divorare anime umane? C'è anche un altro passo delle parole di Dio. E in quell'altro passo Dio dice che essi sono suoi nemici e anticristi. Dio li smaschera come re nella casa di Dio che tiranneggiano gli altri attraverso i secoli con prepotenza. Dove si trova questo passo? Dove? A pagina 773. I più ribelli in assoluto sono coloro i quali intenzionalmente sfidano e si oppongono a Dio. Sono i nemici di Dio, gli anticristi. Vedete, le parole di Dio sono così complete. In quel passo di poco fa, Dio dice che sono capi demoni che deliberatamente disturbano chi cerca di percorrere la strada giusta. Sì. Pietre d'inciampo che intralciano quanti cercano Dio. Mm-hmm. Quando Dio dice, anche se sono di robusta costituzione, che cosa significa? Non la capisco bene questa parte. Possono anche sembrare di robusta costituzione. Qui robusta costituzione di certo non significa che godano di ottima salute. Vedete, queste parole di Dio sono messe tra virgolette. Qui robusta costituzione significa che sono molto bravi a fingere. Essi si camuffano per apparire rispettabili e anche grandi e anche nobili e dignitosi. La conoscenza biblica e le dottrine di cui si muniscono sono vaste. Declamano slogan elevati. Sì, giusto. Così come le dottrine che pronunciano, giusto. Proprio come i farisei di allora. Giusto, giusto. Ma tutti questi sono fenomeni di superficie. In realtà, la loro essenza interiore è quella descritta da Dio. Anticristi che guidano l'uomo a opporsi a Dio. E diavoli vivi dediti a divorare anime umane. Oh. Ora capisco. Queste parole di Dio che espongono i farisei descrivono il vero volto di pastori e anziani del nostro villaggio. Sì. Essi spesso citano la Bibbia, predicano vari slogan e parlano anche di varie teorie davanti a noi.
ed esteriormente sembrano molto pii. In particolare loro ci dicono spesso di aspettare vigili, di preparare l'olio, di non peccare, di pentirci sinceramente, di soggiogare il nostro corpo. Sì, è vero. Vero. Ma loro quale di queste cose hanno fatto? Non ne hanno fatta nessuna. Peccano ogni giorno e spesso svolgono attività superstiziose. Sì. Esatto. Fanno intrighi e macchinazioni tra loro lottando per il potere e il profitto. Non sono cose da credenti nel Signore. Sì, vero. Non parliamone più. Soprattutto per quanto riguarda accogliere il Signore. Non sono affatto prudenti e non hanno un cuore che teme Dio. Sì. Non hanno letto né ascoltato una sola delle parole di Dio eppure le condannano. Esatto. Sì, esatto. Temono di perdere il ruolo di pastori se gli abitanti ascoltano le parole di Dio Onnipotente e accettano la nuova opera di Dio. Sì. Non stanno trattando il ruolo di pastore come un lavoro. Sì, sì, è la verità. Sì. In tutte le faccende di ogni famiglia di questo villaggio, cos'è che non è deciso da loro? Sì. Hanno l'ultima parola su tutto quanto. Di nome sono dei pastori, ma nella realtà sono più potenti del capovillaggio. Giusto. Pensateci un po'. Chi in questo villaggio non li guarda con deferenza? Sì. Chi oserebbe offenderli? Neanche il capo del villaggio fa eccezione. Verone. Sì. Hanno un prestigio superiore a quello dei sommi sacerdoti, degli scribi e dei farisei giudei di allora. Gli abitanti del villaggio credono nel Signore, ma in realtà sono controllati dai pastori. Sì, hai ragione. Molti hanno trovato valide le parole di Dio Onnipotente e volevano accettarle, ma hanno rinunciato per le minacce dei pastori. Preferiscono rinunciare alla possibilità di accogliere il Signore piuttosto che offenderli. Sì. Temono di dover lasciare il villaggio se si dissociano dai pastori. Vero. Costoro sono così confusi. Non sono degli sciocchi. Trattano le parole dei pastori come santi decreti. Non vogliono nemmeno il Signore. Non accogliendolo non entreranno nel regno dei cieli. Non potranno entrare. Però anch'io ero così all'inizio. Mi preoccupavo di queste cose. È così. Eravamo tutti immaturi di statura. Sì. Dio ci ha mostrato la grazia, permettendoci di ascoltare la sua voce e di accettare la sua nuova opera. Giusto. Amen. Che Dio ci custodisca affinché siamo forti e coraggiosi. Che ci dia forza e fede affinché non veniamo più vincolati da questi farisei e non siamo più pavidi e spaventati. Amen. Sì. Amen. Ogni giorno prego Dio. Gli chiedo di guidarmi e illuminarmi a superare questa persecuzione. Chiedo a Dio di illuminarmi per avere discernimento di pastori e anziani e non farmi più limitare. Sì. E affinché non mi preoccupi più delle mie prospettive e metta me stessa nelle mani di Dio. Dopo aver accettato la nuova opera di Dio, abbiamo incontrato questi ambienti e ciò contiene la sua buona volontà. Sì. Ho letto un bel passo delle parole di Dio. È a pagina 710. Ve lo leggo. Bene. Dal momento che l'opera di Dio viene intrapresa in una terra che gli si oppone, l'intera sua opera incontra ostacoli enormi. E occorre tempo perché molte delle sue parole si realizzino. Così, per effetto delle parole di Dio, la gente subisce un raffinamento e questo è un altro elemento di sofferenza. È estremamente arduo per Dio attuare la sua opera nella terra del Gran Dragone Rosso. Ma è attraverso tale difficoltà che Dio compie una fase della sua opera, rendendo così manifesta la sua saggezza e i suoi meravigliosi atti, e usando questa opportunità per rendere completo questo gruppo di persone. È proprio per mezzo della sofferenza delle persone, della loro levatura e di tutta l'indole satanica di chi vive in questa terra immonda che Dio svolge la sua opera di purificazione e di conquista. In modo che ciò gli consenta di ottenere la gloria e in modo di guadagnare coloro che testimonieranno i suoi atti. Questo qui è l'intero significato di tutti i sacrifici che Dio ha fatto per questo gruppo di persone. Amen. Lode a Dio. Sono parole meravigliose. Sì. Persecuzioni e tribolazioni sono una benedizione di Dio. Si tratta di una sofferenza. Sì. Che va sopportata, ha un significato e un valore. Sì, sì, vero. Sì. Attraverso gli ambienti che egli ha orchestrato, Dio ci spinge a presentarci davanti a lui, a capire le sue intenzioni e a sottometterci a questi ambienti. È una buona opportunità per crescere in statura. Sì, sì. Amen. Dio ha investito grandi pensieri e sforzi per purificarci e salvarci. Lode a Dio. Oh no, arriva qualcuno. Credo sia il gruppo dei giovani. Sparpagliamoci.
quando sarà il prossimo incontro? Prima dovremo deciderlo. Vi farò sapere. Andiamoci. Va bene. Ho saputo che hanno diffuso il Vangelo di Dio Onnipotente anche in altri villaggi. Se il capodistretto lo viene a sapere, lei potrebbe perdere il suo posto di sindaco. L'impatto che questo avrà su di me è secondario. Lei non teme che nessuno chiederà il suo aiuto per i matrimoni o per i funerali? Sempre meno persone vengono in chiesa per adorare e fare offerte. Penso che anche la sua fama e il suo prestigio ne risentiranno. Non è preoccupato per questo? Certo che lo sono. Come potrei non esserlo? Sono realmente preoccupato. Ma io e lei ci troviamo entrambi sulla stessa barca. Se io subisco delle perdite, questo si ripercuoterà anche su di lei, no? Io sono solo un pastore e lei è il sindaco. Lei è tenuto a intervenire su questa questione. Riguardo i soldi per le riparazioni stradali. Non si preoccupi. Ovviamente avrà la sua parte. Per molti anni, tutti in questo villaggio hanno creduto nel Signore Gesù e ha regnato la pace. Sì, non avrei mai pensato che le persone avrebbero accettato il lampo da Levante e creduto in Dio Onnipotente. Questo è un disastro! Siamo arrivati a questo punto. Una delusione per tutti noi. Il lampo da Levante è oggetto di severi arresti e repressioni da parte del PCC. Ora il loro Vangelo è stato diffuso nel nostro villaggio. Se il governo lo scopre, le cose non si metteranno male per il villaggio? Vai per colpa in prima fila. Sono quelle persone!
La riunione di oggi è stata organizzata affinché i credenti in Dio Onnipotente prendano una decisione. Continuate a credere in Dio Onnipotente o rinunciate? Se il governo lo scopre, l'intero villaggio sarà coinvolto. Queste persone hanno rovinato la tranquillità del nostro villaggio e creato tanti problemi. Invece di vivere la vita, loro credono in un Dio diverso. Causano problemi senza motivo. Voi tutti! Credere in Dio Onnipotente non è tradire il Signore Gesù? Sì! È tradire il Signore Gesù! Noi abbiamo una sola fede! Quella nel Signore Gesù! Giusto! Crediamo nel Signore Gesù! Egli è il vero Dio! I credenti in Dio Onnipotente devono andarsene! Noi non crediamo in Dio Onnipotente! Nella Cina continentale non è permesso credere in Dio Onnipotente. E coloro che lo fanno vengono oppressi e arrestati. Ora, dobbiamo condurre un'indagine qui. Chi vi ha condotti a questa vostra fede? Chi è il vostro leader? Noi seguiamo Dio Onnipotente. Sì, è Lui la nostra guida. Bene. Dato che non volete rivelare chi è il vostro leader, dovete fare una scelta. Se smetterete di credere in Dio Onnipotente, dite rinuncio. E potrete tornare nella chiesa a credere nel Signore con i pastori. Se invece intendete continuare, dite proseguo. E vi segnaleremo al governo. E i suoi funzionari si occuperanno di voi. Se li consegnano al governo, le cose si faranno serie. Sì, sta diventando grave. Potrebbero essere mandati in prigione. Che cosa faranno adesso? Non è molto pericoloso. Prima, Yenan. Vieni avanti. Suocera di Yanan, se vuol dire qualcosa, parli. Perché non ti affretti a scusarti? Non hai la minima vergogna. Se continui a credere in Dio Onnipotente, non ti aiuterò. Ti abbandonerò al governo. Yanan, cosa scegli? Ho sbagliato. Tornerò nella chiesa. Bene, Yenan si è ravveduta, lode al Signore. È disposta a pentirsi e a tornare nella nostra chiesa. Applaudite! Grandioso, che bello! Meraviglioso, non lasciarti fuorviare di nuovo. La prossima. Anguo, vieni un po' qua. Vuoi che tutto il villaggio rida di noi? Se resti testarda, romperò i ponti con te. Non sarai più mia nipote. Anguo, sei giovane. Tu devi ascoltare tuo zio. Io rinuncio. Ottimo. Anche Anguo è intenzionata a pentirsi. Applaudite! Meraviglioso! Congratulazioni, Anguo! E adesso, Eileen! Vieni, avanti.
Da quando si è sposata con nostro figlio, non abbiamo mai maltrattato Eileen. Se sceglie di continuare a credere in Dio Onnipotente, la lascerò fare. Potete occuparvi di lei come meglio credete. In ogni caso, non posso controllarla. Per il bene dei tuoi figli e di questa famiglia, rinuncia. Smetti di credere in Dio Onnipotente. I tuoi figli sono così piccoli. Se vieni arrestata, che ne sarà di loro? Quelle altre persone si sono già scusate e nessuno sta dicendo niente su di me. Oh Dio Onnipotente, ti prego, dammi la fede. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. La nostra carne è nata dai nostri genitori, come i nostri figli sono nati da noi. Ma il loro destino è interamente nelle mani di Dio. Sbrigati. Proseguo. Non puoi fare questo. Rinuncia. Forse sei stata un po' impulsiva. Ti do un'altra possibilità di scegliere. Rifletti bene e poi rispondi. Proseguo. Chi sceglie di proseguire sbaglia! Non sto sbagliando. Osi dire che non sbagli? Credendo in Dio Onnipotente e non nel Signore Gesù, voi tradite il Signore. Non è peccare? Tradire il Signore per credere in un altro Dio è un grande peccato! Sei così ostinata! Quando il marito è morto, l'abbiamo aiutata a seppellirlo. E lei non ci ascolta. Merita solo di essere picchiata a morte. Picchiatela a morte! Non potete! Ehi! Ti ammazzo! Perché vuoi fare? Come osi proseguire? Credi ancora nel Signore? Tutti a terra! Lasciamo che se ne occupi il governo, non dobbiamo picchiarla! A terra! Ma è ancora un credente nel Signore! Come ha potuto far ricorso alla violenza fisica? È sbagliato! La prossima! Onan! Proseguo. Oh, un ti ammazzo di botte! Fermatela! Fermatela! Proseguo. Anch'io proseguo. 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 Rinuncio. Proseguo. Scelgo di proseguire. Proseguo. Saranno lì da 8 ore. Se restano ancora al sole, qualcuno potrebbe morire. Sì. Avete scelto di proseguire. Quindi prendete bestiame, pecore e figli e andatevene.
Andate dove volete, ma dovete farlo stanotte. Una volta andati, bruceremo le loro case. Bruciamo le loro case, cacciamoli via! Fuori dal vostro villaggio! Fateli andare a casa. Domani riferite al governo e lasciatela risolvere a loro. Dovete andare. Dovete vergognarvi. Quel giorno la situazione era molto tesa. Non mi sarei aspettata che la maggior parte dei fratelli e delle sorelle, come Aimin, Anron, Yechun e Unan, avrebbero scelto di proseguire. Ero così grata a Dio. Era Lui che ci dava la fede e ci custodiva in modo che potessimo rimanere saldi e svergognare Satana. Il governo distrettuale ha poi convocato un'altra grande riunione. I funzionari hanno pronunciato molte parole di condanna e di bestemmia nei confronti di Dio Onnipotente. Ci hanno anche minacciati, dicendo che se avessimo continuato a credere in Lui, ci avrebbero arrestati e torturati, proprio come fa il governo cinese. E hanno istigato gli abitanti del villaggio a denunciarci se ci avessero visti riunirci o diffondere il Vangelo. Nel mio cuore odiavo completamente quei diavoli. Per sfuggire agli arresti e alle persecuzioni del governo, io e alcuni fratelli e sorelle siamo fuggiti dal villaggio e ci siamo spostati altrove per continuare a diffondere il Vangelo e a svolgere i nostri doveri. Altri sono rimasti al villaggio e si riunivano in segreto. Abbiamo sofferto un po' nello sperimentare quella persecuzione e tribolazione. Ma sotto la guida delle parole di Dio Onnipotente abbiamo compreso alcune verità. Ci siamo liberati dalla religione e dai vincoli di quegli anticristi e falsi pastori, arrivando a nutrirci delle sue parole e a godere di irrigazione e nutrimento da essi ogni giorno. Sento che questo è un modo molto significativo di vivere. Non avrei mai immaginato che il nostro gruppo di persone ordinarie sarebbe stato così fortunato da ascoltare la voce di Dio negli ultimi giorni e accettare la sua purificazione e la sua salvezza. Questo è Dio che ci tratta con grazia e ci innalza. Ringrazierò e loderò Dio Onnipotente per sempre.满足你是我心愿。